mio stile grafico si è formato da una parte col grande fumetto argentino, europeo, americano, anche giapponese, però all'inizio quello super figurativo, no? Col fumetto pittorico, appunto, i Manuali Associati, come vi dicevo, a casa mia girava Frigidaire, l'Eternauta, immagini sofisticatissime, ecco, e dall'altra parte il videogioco era una specie di forma aumentata di quel modo lì di approcciare l'immagine, perché era questa roba che si muoveva, era luminescente ed era meglio dei cartoni animati, perché le immagini all'interno dei videogiochi erano infinitamente più dettagliate, no? Cioè sembrava di vedere delle illustrazioni in movimento in qualche modo, mentre invece l'animazione aveva sempre un po' quel taglio semplificato, no? Con la linea chiara, il disegno piatto, no? Alla fine. Quando realizzo una tavola di Geist Machine, generalmente lavoro così. Lavoro con dei draft digitali che stampo su carta dozzinale. Poi con il tavolo luminoso li ripasso e faccio la linea chiara. Faccio solo l'outline a matita e i personaggi invece sono tutti inchiostrati con un pennarellino. Poi faccio la scansione di questa linea chiara. Riprendo il disegno e faccio il chiaroscuro a quel punto. Questo perché così ho due livelli separati di linea e chiaroscuro e mi permetto, diciamo, quindi con la gomma da cancellare o dosando l'opacità dei due livelli, di dosare quanto voglio il chiaroscuro presente all'interno della tavola. Quindi mi permette di fare un lavoro in post-produzione sulla quantità di chiaroscuro che voglio, quindi regolare il livello di densità dei neri, no? nella pagina. Poi in questi spazi che vedete bucati generalmente ci finiscono degli sfondi che realizzo a parte e sono delle tempere, per lo più sono fatte con delle tempere giapponesi che si chiamano poster color, sono le tempere che utilizzano gli studi di animazione giapponesi per fare i background dei fotogrammi cell, per capirci. Guarda, in realtà il punto è questo: se prendi Scott McCloud, lui dice proprio una roba, secondo me, giustissima, che dice: noi quando facciamo un fumetto, no, dobbiamo sapere quali sono i desideri, no, dei personaggi che andiamo a disegnare, perché dobbiamo sapere cosa vogliono, quindi in maniera tale da essere in grado di poter disegnare cosa fanno, no? Perché, diciamo, l'azione in qualche modo è diciamo, il terminale, no, di un processo che avviene nell'interiorità dei personaggi, no? E quindi, diciamo, è praticamente indispensabile, no, per essere veramente consapevoli di cosa stiamo raccontando, avere quel tipo di competenza e consapevolezza sui nostri personaggi. Però io dall'altra parte mi sento di poter dire che disegnare un oggetto senza la consapevolezza di quella che è la sua funzione è veramente come disegnare un essere umano, una persona vuota, ok? E non c'è cosa peggiore, ok, per raccontare una storia. Quindi, banalmente, quello che mi sento di dire è che sì, mi interessa tantissimo l'aspetto della creazione dei mondi, ma non la trovo minimamente in contraddizione con l'aspetto narrativo. Anzi, trovo che andare a leggere in un libro l'aspetto, ad esempio, letterario dei dialoghi di due personaggi senza analizzare il mondo in cui vivono da un punto di vista visivo sia un modo pessimo, ad esempio, di fare critica fumettistica o di fare critica cinematografica. Cioè, uno deve guardare il mondo che ti viene proposto prima di analizzare esclusivamente magari le linee di sceneggiatura che sono state messe in bocca ai personaggi, no?
Roma l'ho vissuta in maniera piuttosto estesa perché ho avuto tante case, tutto sommato qua attorno, e mi sono spostato diverse volte e sono stato in zone molto diverse fra di loro. Generalmente diciamo che sono uno stanziale di Roma Sud. Il mio posto dove vivere è la Repubblica Popolare di Ostiense, San Paolo, Garbatella, che è questo triangolo magico in cui poi alla fine mi sono sempre trovato benissimo. Le mie zone preferite sono San Paolo, Garbatella, proprio perché ci sono proprio affezionato fin da quando sono piccolo e ho passato l'infanzia e anche la mia adolescenza. Da disegnatore che ama creare mondi, creare un mondo è uno sbattimento disegnando. Veramente una cosa faticosa, perché devi calcolare, deve essere tutto super coerente, e poi devi avere un'idea, no? Devi avere un'idea approfondita, devi avere un... Quando invece crei un mondo sonoro, veramente ti puoi spostare a partire dalle sensazioni che ti dà questo mondo, no? E poi partire dalle sensazioni per tirarti fuori, per portarti via, no, da questo soundscape magari una possibile versione visiva di quel mondo, no? Io quando ho fatto Golem ho fatto proprio una roba che erano delle esplorazioni, no, del mondo in modalità completamente solamente aurale, ok, solo suono, e da cui poi piano piano ho pensato, no, a come si potevano tradurre in immagini. E quel tipo d'approccio lì è interessante perché ti permette di essere appunto sfrenato, megalomane, quanto vuoi, ok? Senza la paura poi di doverti tenere per i tuoi limiti grafici, no? Con la musica posso essere libero quanto voglio da quel punto di vista. E poi è bello ragionare sull'immagine cercando di riuscire a suscitare le stesse emozioni, no, con cui ti sei confrontato suonando. C'è veramente uno scambio potente fra i due mondi, no? Pro e contro, chiaramente quello che tu vedi in un brano musicale lo vedi solo tu, molto probabilmente molto soggettivo, però te lo puoi portare fuori nel disegno, no? Quindi è bellissimo. Cioè, io quando penso alla musica degli Autechre, per me sono degli scenati in qualche modo, no? Molte le cose che ci siamo detti oggi, alcune sono un po' di cavalli di battaglia, ma altre onestamente sono delle riflessioni che ho fatto in profondità, no? Con l'occasione. Quindi, insomma, non posso che ringraziarti di aver portato l'occasione, che è stata bellissima. No.